Mondanità e beneficenza a New York. La principessa Guriel, nota a tutte le signore con il nome più commerciale di Hélène Rubinstein, dà il via alla sfilata internazionale di moda, il cui incasso andrà a beneficio dei bambini bisognosi. Apre il défilé la Cina. Segue l'Italia con un elegante modello disegnato da Capucci. Il Giappone propone alle signore ammalate d'esotismo questo prezioso accollatissimo kimono. Il Perù si addice alle ragazzine. I colori vivacissimi sono quelli preferiti dagli Incas e il sombrero sembra proprio quello preferito da Tognazzi nelle sue parodie western. Il costume cecoslovacco è tra i più suggestivi, anche se fa tanto fiera di paese, ma la toilette di Manila è la rivelazione della serata, soprattutto perché rivela un'affascinante indossatrice.